problema che si tratta oggi è legato, diciamo, al fatto del fare sistema. Io lo trattavo in modo un po' provocatorio. In 7 anni in cui sono stato presidente di Trentino Sviluppo ho operato molto nei distretti e nelle filiere. In realtà molti dicono di fare sistema, ma nella verità molti remano contro. Allora oggi mi concentrerò su alcune piccole ricette per avere delle garanzie che quando poi decidiamo di fare delle operazioni sul territorio, ne ho fatte diverse appunto a livello di, diciamo, dei cluster, le cose possono funzionare bene. Un esempio pratico: e ci devono essere 2 o 3 imprenditori, non di più, che ci credono e tirano, in modo che siano di esempio per gli altri. Seconda regola: tutti, diciamo, i meccanismi di partecipazione a queste filiere, a queste cordate, devono essere chiari a tutti per evitare sorprese. Ognuno sa qual è il suo fee, ognuno sa il dare e avere di partecipare a un meccanismo di questo genere. Terzo, essere tutti convinti che dobbiamo andare verso qualcosa e non combattere contro. Quindi c'è il tema poi, diciamo, di una cooperazione competitiva positiva. Tratteremo di queste cose. L'ultima cosa che vado a toccare è: ma finché un'idea del genere abbia successo, che caratteristiche deve avere? Allora toccheremo la semplicità. Deve essere un'idea che complica meno la vita agli operatori di un territorio e non gli aumenta il numero di variabili. Ovviamente tutti gli operatori devono essere credibili, e questo di solito non ci sono mai problemi. Deve essere un progetto però che genera un effetto sorpresa, non "ah, l'abbiamo già fatto, non funzionerà, potremmo avere dei problemi". La gente deve essere veramente entusiasta. Questo non basta, devono essere delle tematiche che entrano più che nella testa, nella pancia, perché solo se entrano nella pancia c'è un coinvolgimento emotivo maggiore. Ultima cosa: deve essere tutto bello, ma dobbiamo saperlo dire, e quindi dobbiamo creare uno storytelling del progetto in modo da comunicare in un modo empatico tutto quello che facciamo. Il rischio in Italia è di fare tante belle cose da parrocchie, ma non saperle vendere e comunicare.